siamo collegati con la dottoressa Flora Spina dello studio Glamour Smile di Napoli, studio di igiene dentale che ha appena raggiunto la qualifica di centro Elite Diamond, che è il livello più alto fra le qualifiche dei centri Blancuano. Buongiorno dottoressa. E Buongiorno a lei. ci racconti un po' il vostro studio, perché intanto parliamo di uno studio di igiene dentale, quindi già una particolarità. Come siete Esatto. organizzati? Allora, io ho aperto questo centro di igiene dentale nel febbraio 2019. Ho iniziato con il proporre ai miei pazienti il Blank One Click perché appunto la vostra azienda ha messo sul mercato questo sbiancamento, che è un sbiancamento rapido e veloce e un po' si chiede ed è alla portata di tutti, perché il paziente non deve andare dal dentista per fare una semplice igiene, perché molti pensano, soprattutto i giovani, è dal dentista per una semplice pulizia, per uno sbiancamento. Quindi io ho puntato su questo programma che come un centro estetico, un centro di bellezza. Quindi un approccio, diciamo, molto vicino, molto amichevole nei confronti dei pazienti. Il nostro centro è visto come centro di benessere che riguarda la cura, la prevenzione innanzitutto dell'igiene orale e il sorriso. Certo, è un concetto che in Italia ancora in pochi state facendo. Sì, All'estero, esatto. soprattutto nei paesi nordici, è più diffuso. E poi chiaramente può anche essere un modo magari per avvicinare quelle persone che più difficilmente magari vanno nello studio e che poi magari da voi possono essere indirizzati nel caso, chiaramente nelle visite che fate, vediate qualche problematica. Immagino avrete poi collaborazioni con colleghi odontoiatri a cui inviate o consigliate ai pazienti Sì, di andare in certo, caso di ma il problematiche. nostro obiettivo è appunto curare, prevenire, cioè seguire il paziente nella prevenzione appunto con l'igiene. La minima carie viene indirizzata all'odontoiatra. Quindi se il Certo. paziente ci segue, avremo dei pazienti che avranno sempre denti puliti e curati. Voi avete un po' aperto fin dall'inizio adottando i nostri trattamenti e Blank One Click. Come lo proponete ai vostri pazienti, lo sbiancamento? Allora, il Blank One Click di solito noi proponiamo lo sbiancamento subito dopo l'igiene, anche omaggiandolo per farlo provare appunto al paziente. Magari uno guarda il paziente un po' indeciso, vede il colore, che dici, ti andrebbe di sbiancargli un po' e propone regalando lo sbiancamento subito dopo il trattamento di igiene. Io effettuo dei richiami quadrimestrali e vengono pazienti che ogni volta che fanno il richiamo abbinano la seduta di click. Lo fate, diciamo, gratuitamente la prima volta per farlo provare, per invogliarli, o come procedura vostra? No, no, la prima volta viene, diciamo, fatto gratis al paziente perché a volte alcuni pazienti sono un po' indecisi sul risultato estetico e poi successivamente decidono, sono loro proprio a dire: ma nel pacchetto, dottoressa, non ha inserito il click? E io dico: certo, non ci sono problemi, lo possiamo fare. Quindi create dei percorsi tipo annuali per i vostri pazienti con sedute frequenti abbinate allo sbiancamento anche? Esatto, sì. Siamo riusciti anche con voi, con il vostro aiuto, la vostra pubblicità, a raggiungere un buon obiettivo e speriamo di continuare così. Senz'altro, ce lo auguriamo tutti. Dopo aver fatto il click, vi capita di proporre o pazienti che chiedano magari dei trattamenti più intensivi, o domiciliari, o cioè il click, vedere come può cambiare il proprio aspetto uno sbiancamento, fa da viatico per
anche ulteriori Sì, trattamenti biancanti? allora il click è il punto di partenza del trattamento che possa essere sia il touch o il professionale, o addirittura io consiglio molto il domiciliare, soprattutto in quei casi dove il colore è molto scuro, magari consiglio al paziente di effettuare il trattamento domiciliare. L'utilizzo del click vi ha dato un sì, che voi l'avete adottato fin dall'inizio, però immagino che lei abbia già fatto esperienze come igienista prima di aprire il suo studio. Ha notato dei benefici dal punto di vista della compliance dei pazienti verso l'igiene dentale, cioè vengono più volentieri? Sì, un'ottima compliance da parte del paziente perché, ripeto, anche lui a casa sta più attento ad eseguire le istruzioni date da noi igienisti e collaborazione da parte sua proprio anche nel chiamare, nell'effettuare i vari richiami. Quindi abbinare, diciamo, un dente sano, a una bocca sana, un sorriso sano e in ordine anche un bel sorriso bianco sicuramente motiva il paziente anche a una cura maggiore. Sì, principalmente perché poi il paziente si sente un po' curato da parte nostra, sicura lui a casa, cioè un bel sorriso è l'arma principale per tutto. Certamente. E, voi avete utilizzato, se non ricordo male, anche molto, cioè vi siete aiutati col click anche proprio in fase di apertura dello studio, cioè l'avete usato proprio come uno strumento per promuovere il vostro studio. Sì, esatto, diciamo che sono state fatte con la vostra collaborazione delle carte di omaggio dello sbiancamento click e dati ai pazienti proprio per far conoscere questo tipo di sbiancamento, anche perché, ripeto, la vostra azienda ha messo sul mercato il click, però fino ad oggi o si utilizzava un trattamento professionale con molta sensibilità e poi a livello di costi, quindi il paziente era un po' indeciso ad affrontare una spesa del genere. Invece adesso, anche se non vogliono fare il trattamento professionale, però sanno che ogni 4 mesi che vengono a fare la seduta di richiamo di igiene, possono abbinare il trattamento click con una spesa, diciamo, irrisoria rispetto a un trattamento professionale. È diventata un po' una routine per tanti Sì, pazienti. esatto, anche perché, ripeto, essendo il blanco and click, un trattamento sbiancante veloce, il paziente risponde meglio, anche perché non provoca sensibilità, è abbastanza economico, quindi il paziente risponde in modo positivo a questo trattamento. Beh, diciamo che col costo di un trattamento click si avvicina più o meno, siamo nei livelli di quello che tante donne sono abituate a spendere, non dico tutte le settimane, ma quasi, magari dal parrucchiere o per le unghie, quindi è un tipo di budget che può anche essere ripetuto con frequenza, visto anche che è molto delicato Sì, anche perché poi io comunque cerco di consigliare di utilizzare il duetto o la penna stick. Benissimo. Quali sono un po' le paure, le titubanze dei pazienti che lei ha riscontrato davanti a uno sbiancamento? No? Perché il desiderio di un sorriso più bianco, bene o male, ce l'hanno tutti o quasi, però ci sono anche tanti dubbi spesso da parte dei pazienti. Diciamo che i dubbi del paziente, quando arriva un paziente in studio, mi chiede di uno sbiancamento, io cerco comunque di fare delle domande per capire se il paziente ha già fatto qualche trattamento in passato, se è rimasto soddisfatto, che risultato pensa di volere, perché a volte le aspettative del paziente sono diverse da quelle che poi
riescono. E allora, in seguito alle risposte, uno cerca di capire e valutare il tipo di sbiancamento più idoneo. A parte il fatto, io consiglio sempre di iniziare col click. Il paziente vede il risultato e poi sarà lui a decidere. I risultati sono positivi e le aspettative rispondono bene dei pazienti. Sì, diciamo che è anche molti colleghi lo utilizzano proprio anche come trattamento diagnostico, no? Per capire se come il dente reagisce ai principi sbiancanti prima di passare magari anche a soluzioni più intensive. Come funziona, diciamo, l'interazione col paziente nello sbiancamento? Cioè il prima, il dopo, usate la scala colori? Fate vedere naturalmente, immagino allo specchio Sì, come. noi vabbè, dopo iniziamo con la seduta classica di igiene, che utilizziamo l'MS, quindi già in quel caso faccio vedere utilizzando il rivelatore di placca prima, dopo del trattamento di igiene orale con lo specchio, poi seduto, scala colori. In questo molto ci aiuta la vostra app che ci dà la possibilità di fare il prima e il dopo con la scala colori e la foto. E il paziente, anche se devo dire la verità, a volte sull'app un po' la luce, un po' i colori, però quando si guardano allo specchio rimangono soddisfatti. Bene, io la ringrazio per questa testimonianza che ci ha dato oggi, vi faccio ancora i complimenti di essere Grazie. Don Juan per questo risultato, tra l'altro raggiunto in pochissimo tempo, perché parliamo di un paio d'anni, quindi vuol dire che avete sicuramente messo ben a frutto quelle che sono le opzioni che diamo sul discorso di sbiancamento e vi faccio i nostri migliori auguri di buon proseguimento, sempre meglio, sperando che la situazione vada a migliorare piano Migliorando. piano. Grazie mille a voi e al vostro aiuto.